dalla continua opera di penalizzazione della sanità pubblica, dopo tutti i tagli degli anni precedenti, il direttore generale dell'azienda sanitaria continua ad applicare rigorosamente la riforma Sarkozy. Tagli dei posti letto, poche settimane fa 56 in un colpo solo, chiusura di reparti ospedalieri dopo la medicina d'urgenza, ora tocca alla finanza medica, carenze di personale e quel poco rimasto viene trattato in modo vergognoso sia in termini economici che di condizioni di lavoro. La penalizzazione del sistema sanitario intestino era cominciata dalla riforma Serracchiani Rotelli, il più solerte applicatore della riforma era stato proprio l'attuale direttore generale dell'azienda, Adriano Marcolini. E nonostante tutti i tagli detto e soppressioni di servizi, l'incremento del personale, il buco di bilancio pare enorme, un rosso di almeno 13 milioni di euro. La stessa Corte dei Conti nella relazione del giugno 2018 aveva rilevato gravi criticità nella gestione del servizio sanitario pubblico regionale. Tra questi il fatto che dopo aver tagliato reparti e servizi dell'ospedale, la Direzione Centrale Salute non disponesse di informazioni neppure sul funzionamento dei servizi territoriali e quindi ignorasse le carenze dell'assistenza prodotte per i tagli. E chi era il responsabile della gestione del servizio sanitario pubblico regionale? Per questo è stato spostato a Trieste. Chiediamo non sia confermato a commissario a Trieste l'attuale direttore Aswitz Marco Lopi. I triestini stanno pagando un prezzo altissimo perché viene precluso il loro diritto alla tutela della salute, usati come cavie per sperimentare i tagli ed effetti della riforma Serracchiani-Rotelli. Si ricorda anche i famosi capi, mai partiti. Dove la riforma promessa in campagna elettorale dal presidente Massimiliano Fendiga e dal vice presidente Riccardi? Allora, ringrazio i cittadini perché da quando è iniziata, è stata approvata la riforma Serracchiani, nella quale abbiamo subito visto il fatto che era una riforma di tagli e chiusura, con i cittadini, con i comitati dei cittadini, abbiamo lavorato insieme ai tempi in cui io mi occupavo di sindacato, con il sindacato medico, la NAO, abbiamo lavorato insieme per tutti questi anni in modo da darci informazioni e supporto a vicenda. Quello che è straordinario è che questa collaborazione non è mai cessata, l'interesse per l'argomento non si è sopito, non è successo come tante altre volte, qui si protesta contro l'argomento e poi però alla fine la protesta si risolve e le cose vanno avanti. Qua è stata la sanità, quello che noi sperimentiamo un giorno per accogliere gli ospedali e cittadini direttamente, attraverso conoscenti, amici, familiari, sperimentiamo quello che è integrato della sanità regionale. La riforma Serracchiani è stata una riforma fondamentalmente, al di là da quando è stato dichiarato, al di là da quello che era ideologico, cioè portiamo le cure fuori dagli ospedali, curiamo la gente a casa, tutti vorremmo. In realtà, quello che è stata l'applicazione della riforma Serracchiani sono stati tagli e chiusura. Già dal 2014, quando è stata approvata la riforma, si vedeva però da una riforma che penalizzava più o meno tutta la regione, chi era più penalizzato? E i tagli del posto letto. Ovviamente il posto letto non fa la qualità della sanità, però quando abbiamo ospedali che sono sovraffollati e permanentemente con tassi di occupazione di posti letto attorno al 100%, cioè tutti i letti occupati in certi reparti, quindi con il rischio che dimostrate che sono da questo, quando abbiamo questa situazione anche il posto letto è importante, anche mantenere il posto letto in modo da permettere alla gente, alle persone, una degenza dignitosa del regime di ricovero, in modo da permettere al pronto soccorso di recuperare quando necessario, evitando le lunghe code, sovraffollamento, la situazione intollerabile, anche questa non dignitosa che abbiamo nel pronto soccorso. I tagli dei posti letto sono stati fondamentalmente, avevamo già diffuso all'epoca delle tabelle, gli ospedali chiusi, tra cui quelli di Genova, di Friuli, qui abbiamo anche rappresentanti del comitato di qua, e gli altri tagli a Trieste. Non che nel resto della regione non sia stata chiusura delle parti, primarie scavalco, situazioni che ha creato grossi disagi,
ma i posti letto sono stati tagliati fondamentalmente a Trieste e negli ospedali. Tanto sul funzionamento, su quello che sta succedendo adesso nella sanità, vedo che lo stiamo seguendo quotidianamente, e la situazione è sicuramente di grosso degrado. Per dire, purtroppo i segnali che avvengono in questo periodo, che sono in questo periodo, non sono incoraggianti. Noi non capiamo se per mancanza di volontà politica o perché onestamente mancano persone per poter dare quella svolta auspicata che era stata tanto, per tanto tempo annunciata e prevista, che però ancora nei fatti non si vede. Aspettiamo ancora un po' e vediamo dopo la legge che ha riformato il territorio, per vedere che cosa penserà questo governo regionale di fare sui territori. Però il messaggio che mandiamo è netto: se non ci saranno le risposte che noi auspichiamo, abbiamo lottato contro la guerra, contro Cecotti, contro Travanut, contro Illy, contro Tondo, contro Serracchiani, saremo costretti a lottare anche contro Federica. Grazie. È evidente che qua siamo tutti quanti uniti, al di là diciamo di eventuali colorazioni politiche eccetera, perché la sanità non ha colorazioni, ma qua dovrebbero intervenire coloro che abbiamo eletto, coloro che sono venuti praticamente in televisione a dirci faremo qualcosa, e qualcuno che, essendo l'opposizione, dico un nome per caso, tipo il Russo, che dovrebbe fare l'opposizione, intervenire praticamente sulle problematiche di Trieste. Cioè, scusate, io parlo un attimino genericamente, qua corriamo il rischio come città praticamente di essere messa veramente agli estremi, perché quando si parla di sanità, mi prendo responsabilità, l'ho detto anche in televisione, noi abbiamo detto in tempi non sospetti che i soldi erano spariti, è un'affermazione grave, però siamo sempre pronti per andare ad essere querelati, però guarda caso dopo un po' di tempo abbiamo avuto la fortuna di andare in televisione, c'era praticamente l'annuncio che a Catinara non si va avanti. Abbiamo fatto un'altra scommessa che probabilmente la gru verrà, praticamente una scommessa col caffè, cioè con Gulotta, ho detto scommetto un caffè che la gru verrà demolita, verrà smontata. La gru secondo me è un simbolo, perché se dovesse essere smontata la gru, secondo me cercheranno di fare in tutte le maniere di non smontarla, la sarà lapalissiano il fatto che a Catinara c'è qualcosa che non va. Io vi dico, la sanità, all'intero gruppo della sanità, che sia di destra e di sinistra, sono 2,6 miliardi, c'è stato un tracollo sui conti, noi abbiamo fatto dei conti e diciamo sempre la stessa domanda: dove sono andati a finire i soldi? E su questo secondo me avrete novità. Secondo me sarà dura, perché eccetera, però noi abbiamo notizie che, allora, quello che possiamo fare noi è che vi appoggeremo, l'abbiamo sempre fatto, diciamo in tutte le maniere, però se dovessero arrivare altre notizie su altri fronti che noi abbiamo delle informazioni, a questo punto qua magari ci contatteremo tutti insieme, perché dato che siamo bravi a farvi niente post queste cose qua, però abbiamo fatto anche tanti anni fa con grosso sacrificio economico del volantinaggio, a questo punto qua faremo un volantino da distribuire 5-10.000 copie, perché diciamo per attivare la gente bisogna cominciare dal basso, questo ci insegna, e diciamo cominciare a distribuire il tutto, e poi vedremo un attimo nel prossimo. Io lavoravo 10 anni fa, considerare un'azienda una parte della mia casa in pratica, e avevo dei rapporti assolutamente direi amichevoli con la direzione. Mentre adesso ho colto da 4-5 anni a questa parte proprio un'ostilità, cioè sembra l'amministrazione è ostile, cerca di penalizzare, come si diceva prima, sugli orari di lavoro, ma cerca di penalizzare anche dei rapporti, cioè ci mette rapporti burocratici incredibili, cioè ci rende in pratica un lavoro senza dignità. Una volta il medico, l'infermiere, il sanitario aveva dignità del lavoro, oggi non ce l'ha più. Ed è costretto anche a non avere neppure più l'etica, perché quando danno degli obiettivi tipo il risparmio sulla pelle dei malati, il professionista perde l'etica se non salvaguarda il malato. Questo è importantissimo. E l'altra cosa di cui non si è ancora parlato, ma è importante, non dimentichiamoci che a Trieste avevamo dei sistemi di qualità, cioè degli enti terzi che ci accreditavano, e li abbiamo persi tutti.
Io quando ero capo del 118 avevamo l'ISO 9000 di Tufra e Lander, dopo pochi anni che sono andato via è stato perso perché non ci certificavano più, ma quella volta l'ambulanza arrivava in 3 minuti, adesso arriva in 15. Volevo sollevare un aspetto che certamente è assai meno pesante di quelli però ecco, io mi occupo essenzialmente di problemi di inquinamento, quindi quando ho commesso dei disturbi che non possono avere. Ecco, ho notato che il Dipartimento di Prevenzione di Trieste è sempre più sottile. Intendo dire, anni addietro, quando un cittadino si sentiva male, preciso che lavoro sul discorso ferriera, quindi è molto facile che quando ci sono particolari esalazioni qualcuno ha disturbi. Dico, anni fa uno interveniva, chiamava il Dipartimento di Prevenzione, ti arrivava un medico di turno che certificava, il certificato andava all'ARPA, andava in procura e quindi ne seguivano delle azioni su cui sono state delle azioni giudiziarie, di cui io stesso sono stata protagonista di questa situazione. Adesso chiami e non può venire nessuno perché poverini sono in quattro gatti, la dottoressa Brana è andata in pensione, che era quella che poi di solito si veniva a mandare a fuori. Cioè, per la nostra sanità, la prevenzione è un optional in realtà, no? Viene messa in un angolino e forse non si rendono conto che prevenire certe situazioni magari fa anche risparmiare poi all'azienda, perché voglio dire, se nei pressi di una azienda fortemente inquinante, ecco, io parlo della Ferriera, ma ce ne sono anche a Pordenone, ce ne sono anche a Udine, non penso emettano profumo di violenza e quindi là. Comunque, dico, se in qualche maniera si può intervenire su un'azienda fortemente inquinante, chiaramente ci saranno meno persone che si ammalano e quindi l'azienda sanitaria avrà un costo minore. Qua purtroppo siamo praticamente bloccati. E anche quando hanno fatto qualche studio piccolo e quando si arriva al momento in cui ci sarebbe da intervenire in maniera più pesante, il tutto finisce sotto il tappeto. Abbiamo gli stessi chiesto a seguito di un'indagine sulle urine di una serie di residenti, un'estensione dell'indagine perché il risultato era preoccupante, e quel che ci è stato detto è che non ci sono i soldi praticamente per andare avanti e quindi non si può fare di più. Allora dico, la prevenzione ha un senso, cioè non è fatta solo di vaccinazione, no? È fatta anche di interventi su quelle che possono essere situazioni che ti fanno ammalare. Di fronte alla fabbrica c'è gente che ha perso il mezzo polmone, c'è gente che se n'è andata perché gli si è fatto un fegato. Sarà un caso, per carità, però anni fa le statistiche.